Polignano e la statua di Modugno ancora se è televisivo. Questa volta è toccato a Pippo Baudo, il popolare conduttore televisivo a Polignano per la sua nuova trasmissione Rai, Il Viaggio. Da ottobre su Rai 3 in prima serata Pippo Baudo racconterà l'Italia. Nella puntata dedicata alla Puglia, spazio anche a Polignano, città natale di Mister Volare. Sotto la statua in bronzo del cantante, sabato pomeriggio, ospite anche Albano che, imbracciando la chitarra, ha deliziato i presenti con alcune canzoni di Domenico Modugno. Grande disponibilità da parte di Albano e Pippo Baudo, che non si sono sottratti alle foto e agli autografi dei fan. Sotto riflettori Polignano lo sarà ancora in settimana con il nuovo film di Massimo Ghini e Nicola Svaporitis, oltre a Claudia Potenza. Si gira l'opera prima del regista Matteo Vicino dal titolo provvisorio Crisi d'identità. Oltre a Polignano gli attori gireranno a Monopoli, città nella quale alloggeranno nell'hotel Il Melograno. Ma i VIP a Polignano non vengono solo per lavoro, ci vengono anche in vacanza, come nel caso di Michel Hunziker e del suo nuovo compagno Tommaso Trussardi, che si sono regalati un giro in barca lungo le grotte di Polignano. Lo scorso fine settimana la showgirl è stata avvistata a Calapaura, non si è sottratta alle foto dei fans per poi salire in barca e godersi la bella giornata al mare. La Hunziker si è detta meravigliata della bellezza della città di Polignano.